Ciao ragazze, oggi finalmente riesco a girare questo video per farvi vedere le ultime creazioni che ho realizzato e che porterò al mercatino dell'8 dicembre. E mi vedete un po' stanca perché ho avuto l'influenza. In realtà è una forma molto leggera dell'influenza che gira adesso. Il mio ragazzo poverino ha avuto 40 di febbre per 4 giorni, si può dire, e io invece ho avuto una forma un pochino più leggera, più che altro dovuta a una freddata che avevo preso e quindi ho avuto un po' di mal di gola, raffreddore, ma niente di particolare. Solo che ieri mi era andata via la voce, quindi oggi che sto un pochino meglio, ho ancora un po' la voce bassa, però mi sentivo meglio e volevo fare il video. E volevo farvi vedere, altre creazioni che porterò al mercatino, a cui parteciperò l'8 febbraio, ormai ve l'ho detto e ridetto. E quindi niente, vi faccio vedere le creazioni. Partiamo da questi braccialettini che ho realizzato con tutte queste... Questi componenti sono veramente carinissimi, li ho pubblicati anche su Facebook, quindi molte di voi l'hanno già viste. Ci tenevo però a farveli vedere in video. E questo in particolare è su tutti i toni dell'arancione, è molto molto estivo, cioè estivo, ricorda la primavera, a me piace molto, io lo indosserei anche adesso per esempio, però molte ragazze mi hanno scritto che avendo colori così vivaci ricorda molto l'estate, la primavera, infatti è verissimo. E in questo caso ci ho unito anche queste componenti, non so se li vedete, sì, che hanno praticamente questi tipo arcobaleno. È uno e l'altro è questo qua, molto carino. L'avevo preso tempo fa e alla fine ho trovato un giusto modo per utilizzarle. Poi ho realizzato queste sulle tonalità invece del rosa. Anche questo io lo adoro, è super carino. Qui ci ho messo anche questi componenti che sono tutti fatti in questo modo qui. Questa luccicosa, il cuoricino. Anche di qua qui ci ho messo la farfallina. Anche questo è molto carino, io l'adoro. Di questi trovate comunque le foto sul mio Facebook, li pubblicherò anche sul blog. E non li metto alla fine del video perché già ci sono su Facebook e le devo solo mettere sul blog, quindi se volete vederle potete andare direttamente sul blog. E poi ho deciso anche che quelli che non venderò, per esempio al mercatino, li metterò anche in vendita sul mio piccolo negozio che ho aperto, il negozio su Davanda, i Bijou di Martilele. Se volete vedere, comunque avere informazioni, potete andare anche lì. Questi sono invece sulle tonalità del rosso, anche qua ho utilizzato questo bello arcobaleno, qui c'è la coroncina, quest'altro e quest'altro ancora qua, questo tutte sulle tonalità del rosso, e poi c'è questo verde, eccolo qua, anche questo a me piace tantissimo, che è realizzato invece con queste piccole Pandora, diciamo, no, Pandora sfere, simil Pandora, vabbè, che stanno invece con i fiorellini verdi, con i fiorellini blu. Qui ci ho messo queste altre, e anche questo devo dire che è molto molto carino. Poi al polso sono veramente deliziosi perché verrebbe così a polso, quindi sono super carini. Poi volevo farvi vedere questi altri bracciali che ho realizzato. Questi li ho realizzati proprio da poco, da qualche giorno, anche perché ho preso da poco questo caucciù sul sito della pallina. Sono molto contenta perché, come spiegavo nel video precedente della review, non trovavo più un caucciù buono da utilizzare e quindi sono contenta di questo. Allora, questo è il primo che volevo mostrarvi. Era realizzato con questo componente bianco, spero si veda, e alla fine ho messo una chiusura fatta così. Questa è una chiusura in Swarovski, io l'avevo presa tempo fa dall'Arabi, non l'ho ancora mai utilizzata e ho pensato di utilizzarla adesso in questo modo qua. E il bracciale è così. Poi questo invece è un altro tipo, che io adoro anche questo. Ed è invece realizzato con questo componente bianco a pois nero. E invece in questo caso dietro ci ho messo la chiusura con la pallina. E questo è come viene il bracciale. Anche di queste troverete presto le foto. Questo è invece un altro componente, in questo caso arcobaleno.
Spero si veda che ha tutti i riflessi arcobaleno. E anche in questo caso ho deciso di metterci una pallina finale. Poi, questo è il mio preferito, in assoluto, cioè il mio preferito. Ne ho fatti tantissimi di questa variante. È questo bellissimo componente sul rosa e sul bianco. Spero si vede. E dietro anche qua ho deciso di metterci una pallina. E questo è il braccialetto. Questo è classico di San Valentino rosso. In questo caso ho usato questo componente super luccicoso sul rosso e la pallina finale. Questo è il bracciale. Poi ho realizzato questo sul blu, che è invece realizzato con questo componente con le margheritine rosse e bianche. Qui ci ho messo la pallina blu e qui ho utilizzato invece un caucciù sul blu. E infine questo che anche è bellissimo, cioè io l'adoro. Questo qua rosa è bellissimo. È questo componente sul fucsia. Infatti, se vedete qui ho messo questi qua di gomma rosa chiaro e si vede che il colore è più accentuato. Questo componente è stupendo, in fatalità avevo la pallina uguale e quindi ce l'ho unita, così è come viene il bracciale. E questi quindi sono tutti i bracciali che ho realizzato praticamente. E poi volevo farvi vedere le collane che ho fatto. Allora, anche di queste per esempio le trovate già nel mio negozio anche da Wanda. Sono delle collanine che ho realizzato semplicemente utilizzando la catena, questa qui a pallini, e il cuore, questo resina grande. Ho fatto in modo che la catena fosse abbastanza lunga, in modo tale che potesse andare, diciamo, come una collana lunga, quindi sotto il seno, ma può essere anche personalizzabile questo tipo di collana, perché si può tranquillamente farla magari più corta, in modo tale che possa andare per esempio così a chi piace uno stile un pochino più corta oppure lasciarla lunga. Questo genere di collane, come ho scritto anche nel mio negozio, è personalizzabile al massimo perché si può anche decidere di mettere qui un ciondolo, quindi un charms oppure l'iniziale del nome. Io ho anche le lettere, quelle là con tutti gli strass, per rendere un po' più unico, un po' più personalizzabile la collana. E in questo caso troverete tutte le informazioni nel mio negozio. Questa è quella sul celeste. Poi ho realizzato questa con il nero. Ok. Questa è semplicissima con il nero. Poi questa che è bellissima, che è un color pesca. In questo caso il cuore, eccolo qua. È veramente molto delicato, è un color pesca. Poi ne ho realizzata un'altra con il rosso, ovviamente, in stile San Valentino. Questa qui, eccola, questa è super bella. Poi ne ho realizzata altre due, una di questo bellissimo colore rosa fluo, ecco qua, anche questo è un colore che io adoro. E una di questo bellissimo color verde. Oltre a queste creazioni, al mercatino porterò altre cose, altri bracciali che già avete visto, che sono in particolare quelli con i cuori, ossia per chi magari non li ha visti, questi qua che io realizzo con la catena in resina, che
ci saranno anche questo genere qui. Poi porterò quelli con la maglia resina che realizzo io, quelli ultimi che vi ho fatto vedere, i tubolari in tutti i colori che ho mostrato. E poi porterò i segnalibro, anche quelli che realizzo, che sono questi qua. Aspettate, ne faccio vedere uno così giusto per darvi un'idea. Eccoli qua, che sono realizzati in questo modo. L'angioletto, eccolo, carinissimo. Eccolo. Poi realizzerò, poi devo, i braccialetti con i charms che vi ho fatto vedere prima, questi altri bracciali qua che vi avevo fatto vedere in un altro video che ho realizzato anche in prossimità per il mercatino. E poi diciamo altre collane e altri anelli, se riesco farò un altro video per farveli vedere, se no comunque metterò poi le foto. Intanto vi mando un bacione e spero di sentirmi meglio nel prossimo video e ci vedremo presto. Ciao a tutte!